Quello era l'ingresso di una famosa catena di ristoranti di ramen, sparsi un po' in tutto il Giappone, in particolare questa qui si trova ad Osaka, che si chiama Ichiran Ramen, ma parto da qui piuttosto che da lì perché lì dentro c'era un casino pauroso. Quindi preferisco cominciare a parlare da qui, così intanto posso anche riprendere tutta la galleria, la fenomenale la Shotegai giapponese di questa zona di Osaka. Cos'è Ichiran Ramen? Intanto penso sia molto meglio. Cos'è Ichiran Ramen? Ichiran Ramen è una catena di ristoranti di ramen nati nella regione di Fukuoka e di tonkotsu ramen, quindi in brodo di maiale, diventata molto famosa per la sua filosofia che ci sta dietro, diciamo così. La filosofia secondo cui il ramen va mangiato in pace, in silenzio e soprattutto senza avere nessun contatto proprio umano con nessuno. E proprio per seguire questa filosofia, dicevo che all'interno di questi ristoranti, che ce ne sono ormai un sacco in varie città del Giappone, ci sono tutta una serie di accorgimenti proprio per evitare qualsiasi contatto umano, a partire dal modo di acquistare di pagare. Si paga tramite macchinetta automatica all'ingresso, ma questa in realtà è una cosa molto diffusa, e più tutta una serie di altre cose. Però diciamo così, eccoci, questa insegna rossa qui in kanji all'ingresso di Ichiran Ramen, proprio accanto a questa bandiera italiana che non c'entra ovviamente nulla con il ristorante. Questo è l'insegna di Ichiran, famosa in tutto il Giappone. Adesso vedremo di entrare, però ci sono persone, vorrei aspettare insomma che ci sia un po' di calma. Questo è il distributore automatico, tipo, dove dicevo si compra qui. Come potete vedere, si può scegliere il ramen, la doppia porzione di ramen, il ramen normale, più tutta una serie di diciamo di aggiunzioni facoltative. Il ramen costa 790 yen, che non è neanche così economico in realtà. Per il momento quindi non è normale. ありがとう。ありがとうございます。ご案内いたします。 Mi ha appena dato il menu in inglese, adesso ne parlerò in futuro. Dunque, che cosa mi hanno dato? Qui c'è la donna che serve. C'è questo modulo da compilare, fortunatamente in inglese, in cui si appunto personalizza il ramen che si vuole mangiare, quindi la consistenza del gusto, quanto aglio si vuole, quanto se si vuole la fettina di maiale, eccetera. Io così metto un po' di medium perché non ho voglia di pensare, però la cipolla, sì, cipolla, slice of pork with Ichiran Ramen, red sauce, ma sì, questa è diciamo la consistenza proprio dei noodles. Medium, facciamo tutto medium. A questo punto abbiamo finito e posso consegnare le mie cose qui.
spero che lui se ne accorga da solo. Qua devo premere il bottone, credo. Dicevo, la particolarità di questo ristorante è che si può praticamente non solo ordinare, ma anche mangiare completamente da soli, senza avere alcun contatto non solo fisico, ma anche proprio visivo con gli altri, in quanto, come potete vedere, ogni posto è separato dagli altri posti da un muro di legno. E per fare qualsiasi cosa, insomma, fai da solo. Se vuoi l'acqua, te la prendi da qui. E anche adesso, quando il tizio mi porterà il ramen, non so bene quando, mi chiuderà una tendina davanti in modo tale che io non dovrò guardare completamente nessuno. Una volta che hai finito, proprio letteralmente, ti alzi e te ne vai, senza dire niente a nessuno, senza salutare nessuno. Cosa che volevo aggiungere, questa cosa qui, praticamente questa qui è una mappa dei posti liberi e dei posti occupati. Dove è verde vuol dire che è libero, dove è spento vuol dire che è occupato. Questa è proprio la mappa del ristorante solitamente. Quindi, cioè, questa cosa a cosa serve? Serve praticamente ad evitare qualsiasi contatto, anche per, come si apre, riesco ad uscire. Questo era Ichinan Ramen di Umeda, Osaka. E da Osaka è tutto, passo e chiudo.